ha visto la squadra, si era vista demotivata, ha considerato il pareggio che ci lascia un po' di amore in bocca contro il Sorrento per quello che poteva essere, quello che non è stato, e comunque ha visto i ragazzi in una settimana. Al di là del pareggio della settimana, che sicuramente ci ha tolto qualcosa sotto il profilo proprio della classifica, e sarebbe grave se la squadra fosse demotivata. Non lo è. Abbiamo lavorato bene nella settimana scorsa, soprattutto improntando un certo tipo di lavoro su un discorso di forza, e credo che una discreta quantità sia stata messa dentro le gambe dei calciatori. In questa settimana abbiamo continuato un attimino sulla stessa linea, chiaramente fino a mercoledì, per poi cercare di arrivare nel modo migliore alla giornata di oggi, e credo che sotto il profilo fisico sicuramente ci siamo, sotto quello tattico abbiamo fatto alcune cose nuove in virtù anche della squadra avversaria, e credo che anche sotto il profilo mentale siano a posto. Sì, che non è un campo facile, lo sappiamo, perché l'ambiente lo conosciamo da anni. Mancano calciatori, ma sono ben rimpiazzati anche in virtù di quelli che hanno lavorato in maniera differenziata. Mazzarani ha 3 settimane che veniva da completa inattività, Piccini ha un problema che si porta dietro da tempo e quindi non si stava allenando col gruppo. E il discorso di Barbuti è squalificato, ma rientra la mantia, quindi alla fine non è che perdiamo niente. Mister, proprio in virtù di queste assenze ci potrebbe essere un cambio di modulo, o comunque si parte sempre con il 3-5? Abbiamo lavorato su 2 sistemi di gioco in tutta la settimana. Ora quello che è importante vedere è il loro schieramento, perché anche in virtù di questo poi si potremmo adattarci in maniera diversa. Sostanzialmente l'idea è quella che abbiamo portato avanti in questo periodo qua. D'altronde è una squadra che alla fine, insomma, nelle 3 partite è vero che non ha segnato, qualche azione importante l'abbiamo fatta pur giocando male anche l'ultima partita, quindi là ci si arriva magari un pochino a fatica, ma questo rispecchia un po' anche la caratteristica dei singoli. E ciò non toglie che l'occasione l'abbiamo avuta, ma sicuramente abbiamo dato equilibrio a centrocampo e difesa, concedendo veramente poco. Quindi, anche perché questa è una squadra esperta, una squadra di calciatori maturi, anche loro ultimamente hanno adottato questo modulo di gioco, e quindi ora vedremo un attimino anche. So che gli manca qualcuno, quindi anche in virtù di chi gli manca, vedere di trovare soluzioni adatte. Mentre per quanto riguarda i singoli, ci potrebbe essere qualche possibilità per De Leddi, Cicerelli in avanti, o al posto di Simoncelli, e a centrocampo Meucci, potrebbe essere la volta. Abbiamo lavorato proprio su questo. Abbiamo lavorato su questo e le risposte le ha date alla fine il campo, perché d'altronde è sempre il campo quello che determina le scelte di un allenatore in virtù del comportamento sia mentale sia tattico dei calciatori. Direi che sono venute fuori buone cose per quello che si è potuto vedere tra mercoledì e giovedì, soprattutto che sono i 2 giorni principali di lavoro della settimana. Volevo chiedere sempre al centrocampo, visto che c'è una penuria di mezzali in questo momento, rimane Meucci, rimane Dezze, Meduri, si potrebbe vedere l'adattamento di uno tra Molina e Carretti in quel ruolo, sempre restando sul modulo 3-5-2? Ma questo un po' sarà determinato anche dall'andamento della gara stessa. Alcuni hanno caratteristiche che potrebbero anche adattarsi. Vediamo anche nel dispendio energetico cosa viene fuori nell'arco dei 90 minuti, se c'è qualche necessità di modificare qualcosa. Ci è venuto a mancare Dall'Oglio, che era sicuramente l'interprete più adatto eventualmente a modificare qualcosa. Ha preso un colpo
in allenamento contro la porta, quindi un forte ematoma alla tibia, quindi questo lo ha condizionato nel proseguo della settimana e quindi oggi abbiamo deciso di tenerlo a riposo. Se prendo un attimo fuori, diciamo, dalla scorsa partita, volevo chiedere un po' di lumi sul discorso Schulmeister, visto che diciamo, è stato un po' una telenovela, no, vero che il giocatore è ufficialmente non più tesserabile, visto che... No, perché non dipende da noi, ma dipende che sia un problema burocratico legato alla sua ex società di appartenenza. Però, diciamo, siccome da quello che mi risulta, quello che doveva fare il Barletta l'ha fatto, anche in funzione di aver depositato il tesseramento, che deve essere soltanto eventualmente avallato o meno. C'è il giocatore con che spirito? Lo so, non è facile. No, beh, devo dire che per questo devo dire che il ragazzo è un ragazzo che dimostra attenzione e determinazione, e, pur sapendo di vivere una situazione poco felice sotto questo aspetto qua, e quindi anche lui è in attesa, come noi, di avere delle risposte chiare e precise. Mister, per quanto riguarda l'avversario, la Paganese, vengono da, diciamo, un periodo non facile, dopo Natale non sono ancora riusciti a trovare la vittoria. Il Barletta cercherà di sfruttare questo momento un po' negativo della squadra? Beh, intanto è una squadra che ha fatto dei risultati positivi. Che poi è vero che la vittoria gli manca da un po', però questo non vuol dire che sia la prestazione o che aver colto eventualmente un pareggio possa essere negativo. Ho visto la partita con Latina e hanno fatto una buona gara. Ho visto la partita contro la Carrarese precedente, una gara che hanno vinto. E le ho visti col Benevento e anche lì, tutto sommato, voglio dire, un pareggio che ci stava anche per la forza dell'avversario poi alla fine, perché poi è un pochino questo. Però hanno fatto buone prestazioni, soprattutto contro queste ultime due, Benevento e Latina. È una squadra, come ho detto prima, esperta, è una squadra che ha anche buona qualità, e è una squadra esperta di questo campionato, che magari sotto il profilo anche ambientale riesce ad avere qualcosa in più, però siccome l'abbiamo analizzata assieme ai ragazzi, quindi siamo pronti a darle ad affrontare e giocarsela a viso aperto. Qual può essere la ricetta per batterli? La ricetta per battere è mettere intanto la palla dentro, perché questo vuol dire che tu hai segnato e gli altri ancora non lo sappiamo. Non sicuramente mantenere certe distanze come le abbiamo mantenute col Sorrento, perché era una squadra lunga. Questo è vero in parte che può essere stato determinato da un discorso di vento, ma è anche vero che la squadra era lunga, ma era lunga perché il centrocampo restava troppo schiacciato nella propria difesa, quindi l'ago della bilancia lo fa sempre il centrocampo. Allora riesci ad essere corto nei confronti della linea d'attacco e nello stesso tempo ti tiri la linea difensiva. In questo modo la squadra resta più corta. Se il centrocampo non sale, soprattutto col vertice centrale, e allora la difesa non ti sale e le distanze con la linea d'attacco si raddoppiano. Questa è stata la difficoltà principale della partita col Sorrento, al di là anche di una serie di passaggi sbagliati e alcuni movimenti non adatti a come volevamo sviluppare la partita, soprattutto in attacco. Ecco, siamo mancati un po' in quella situazione. Ripeto, poi nonostante tutto in quella partita le nostre tre palle gol abbastanza limpide ce le siamo costruite.